Ciao e benvenuti a tutti su questa rubrica Questa è la mia storia. In questa rubrica tratteremo della vita di voi, della vita di personaggi, non personaggi famosi, ma personaggi della vita di ogni giorno, persone comuni, che hanno avuto un cambiamento, hanno avuto un incontro con Cristo. E quindi questa rubrica vuole trattare qual è stato questo incontro e qual è stato il cambiamento, come Dio ha cambiato la loro vita. Quindi con noi ospite di oggi abbiamo il nostro amico Rocco D'Ambrosio. Ciao Rocco. Ciao a tutti i telespettatori. Sì. Sono fiero di stare qua, sì, sono molto contento. Rocco, so che tu sei un musicista, un chitarrista, e la prima volta che ti ho visto mi hai raccontato che tu suonavi come musica rock. Oh, sì. Quindi, prima domanda che ti faccio, cosa ti ha portato nella fede a credere in Dio, in Cristo, dalla musica rock? Ecco, come... come è avvenuto questo cambiamento? Sì, la vita mia da musicista è un lungo, è un'odissea, però facciamo un piccolo riassunto. Parte dal 1969, vengo scoperta da un bravo chitarrista, da ragazzo così, e niente, poi suonavo con un gruppo che erano molto più grandi di me, e niente, però ero molto più avvantaggiato di loro, ero molto più bravo, e mi trovarono un gruppo italiano, musica rock, che con questi ragazzi ho avuto l'onore di conoscere nel 1970, Little Tony, abbiamo suonato come gruppo davanti spettacolo, poi strada facendo i Nuovi Angeli, Dick Dick, molto conosciuti in Italia, ovviamente della storia italiana, a portarmi poi nel 1978 con i Pooh, era un gruppo che mi sta oggi ancora a cuore, nel 1978 appunto, abbiamo suonato da avanti spettacolo, e poi l'ultima grande cosa che abbiamo fatto con Umberto Tozzi, una brava persona, ai tempi suoi, abbiamo fatto 2 giorni insieme per una trasmissione in Germania con il canale nazionale ARD e la Süddeutsche Rundfunk. Questa è stata l'ultima cosa grande, niente, la mia svolta è stata perché soffrivo molto che ogni progetto naufragava. Quindi vuol dire che non riuscivi poi a sfondare, come si dice in gergo anche tecnico. Le doti c'erano, la qualità c'era, me lo dimostravano tutti i competenti, ma non riuscivo mai a sfondare. Me lo dicevano i colleghi, se non sfondi tu, chi mai? E niente, poi mia moglie si convertì per prima come avventista, e avevamo i conflitti perché io puntavo ancora per far carriera, ma suonavo musica di intrattenimento per guadagnare, ma anche per soddisfarmi così. Poi mia figlia Jennifer prese gli studi biblici, e così domandai al suo pastore se mi istruisse anche nella Bibbia. E così lui mi ha incominciato a istruire, e gli domandai, lui domandò ovviamente anche a me che cosa avessi fatto prima, e gli domandai perché mai io ero in questo mondo, ho conosciuto tanta gente del business musicale, non ce la facevo mai. E lui mi spiegò che abbiamo sulla terra appunto questo conflitto tra il bene e il male, Cristo e Satana, che non concepivo tanto, ma ora ho concepito. E niente, e così c'è stata la svolta che mi decisi io di battezzarmi. Ma ascolta, questo momento è stato un momento di conversione, sì. Completamente, quindi hai dovuto rinunciare a qualcosa della tua vita precedente? Sì, ho rinunciato il suonare appunto questa musica, di abbandonare, di lasciare questo mondo musicale che mi ha fatto capire che è sbagliato, che Cristo mi faceva capire di non andare a questa strada, perché ho visto ovviamente questo mondo che alluccica ai musicisti, ma anche forse ai ballerini, io parlo ora del mio mondo da musicista, li accecava questo livello. Ho conosciuto Tizio e Caio per mostrare, ah, sono stato con quelli, che poi i poverini, anche questi qua, questi di questo livello, queste star cosiddette, poverini anche loro avevano problemi. Senza fare nomi, ne ho conosciute molti. E così ho capito di abbandonare questo mondo e che non me ne pento. Quando parli di problemi, ti riferisci a problemi anche familiari? Sì, la maggior parte degli artisti che ho conosciuto sono tutti divorziati, erano divorziati,
abbagliati da questa fama che io volevo pure raggiungere. Ma spesso quando si parla di rock, di musica, l'immagine che ci viene data è quella di persone che fanno la famosa vita sregolata, quindi orari sballati, droga, anche sesso, eccetera. Assolutamente. La tua esperienza in questo mondo era di questo tipo, nel senso... Io l'ho vissuta anche, sì, e per dire la verità anche alla fine dei 60, all'inizio dei 70 ho provato anche varie droghe, non quelle hard drugs, quelle LSD eccetera eccetera, ma l'hashish, marijuana, queste cose, perché all'epoca, oggi ancora, questi artisti fumano per sorpassare, per entrare l'altro mondo, dico così. Allora io volevo provare che cosa provano questi che fumano l'hashish e poi suonano. Ma grazie al Signore, a Gesù Cristo, vomitavo soltanto, vomitavo brutto. E allora dal mio stesso istinto ho detto no, abbandono questo fumare, questa roba, non la voglio vedere. Ma suonavo lo stesso bene io. Quindi anche senza droghe? Anche senza droga. Ascolta, ci hai detto che il momento di conversione è avvenuto grazie a tua figlia, giusto? Assolutamente, sì. Vedendo lei che si era avvicinata a Cristo, prende lezione di Bibbia e così in me ha fatto come uno scatto, splash, dicono gli inglesi, pluff, splash. E ho detto appunto al pastore se volesse darmi lezione di Bibbia. Prima ci hai parlato di tua moglie, puoi dirci qualcosa di più riguardo al come vi siete conosciuti, sì. Se eri già un credente o meno? Non ero credente, ma ero una persona che tolleravo e niente, mia moglie mi ha conosciuto perché suonavo appunto in un negozio di strumenti musicali, era un amico mio che vendeva strumenti e là mostravo gli strumenti. Mia moglie con l'amica passava e hanno visto colui con me che suonavo e gli ha affascinato questo e abbiamo fatto amicizia. Io l'avevo presa per tedesca ai tempi, addirittura, no. Biondina. Niente, così siamo conosciuti e anche una storia particolare è troppo lunga perché non potevo mai vederla da solo. Ah, ecco. Non ci potevo mai vedere da soli. Erano troppo conservativi. Io abituato alla tedesca, niente, e accettai questo. E così poi ci siamo conosciuti. Mia moglie mi disse, da soli non ci vediamo, vieni a casa nostra. E niente, ho praticato la casa loro, così, e ero molto innamorato di mia moglie e volevo insomma, prenderla. E anche un discorso lungo, niente, poi il cognato mi disse, sai, noi siamo severi, così noi non siamo tedeschi. E disse, sono d'accordo. Così poi ci siamo conosciuti con i genitori in Italia, così sono andati con i miei giù. E ci siamo sposati. Dopo sposati io continuavo a essere il musicista perché gli disse a mia moglie, sai, in prima linea viene la musica. Era un pezzo che mi apparteneva, quella musica mondana. Appunto, poi lei si convertì E com'è stata la convivenza nel momento in cui lei si è convertita e tu continuavi a suonare il sabato sera, penso? Ero egoista, ovviamente, perché pensavo solo alla mia musica. E lei era la donna di casa, lei doveva fare tutto, io il sabato, il fine settimana, il weekend, il business si svolge giovedì, venerdì, sabato, domenica. E suonavo molto e arrivavo ovviamente a casa tutto scassato, così la domenica, ah, lasciatemi stare, come tutti gli altri artisti. Mi alzavo quando mi pareva, così, e incominciavano i conflitti. Mia moglie ovviamente non gli stava bene questo, soffriva molto, anche i miei bambini. Mia moglie andava in chiesa con i bambini domandavano perché papà non va? Esatto, e quindi nascevano queste contese. Grazie al Signore poi ovviamente ho capito che non va. Tutti gli amici miei, tutti divorziati. Allora ha fatto questo click in me che la strada è sbagliata. Ascolta Rocco, complessivamente guardandoti indietro hai dovuto comunque rinunciare a qualcosa, ma quello che ti chiedo è che cosa ti ha dato Dio in cambio? Sì, sono molto più sereno, sono consapevole che Lui mi ha dato il dono da musicista, Lui me l'ha dato, non viene da chissà da chi, allora Lui me l'ha dato e io lo metto a disposizione a Lui, sulla musica cristiana, al cospetto cristiano.
Quindi vivi questo talento come un dono, sì, di Dio. Assolutamente. Ma ascolta Rocco, abbiamo parlato fino adesso di musica, di talenti, ma a questo punto la domanda scontata è: puoi farci sentire qualcosa? Ah, volentieri, chitarra. Eccola qui la chitarra, ok. Rocco, sono più che contento di essere qui oggi, di ascoltare questa tua composizione. Grazie, sono molto onorato. Mi fa sempre piacere mettere il mio dono che mi ha dato Cristo a disposizione. Mi rivolgo ai giovani perché ho una grande esperienza dietro le spalle. Vorrei dire ai ragazzi di aprire gli occhi, di guardare Cristo. La mia composizione si chiama Tramonto, che farò ascoltare. Sì.
Amen. Rocco, questa è la tua composizione del titolo Tramonto. Sì. Però a questo punto io ti prego di farci ascoltare anche qualcos'altro, perché veramente sì. Questa musica è una benedizione. Grazie. Sì, sì, certo. Farò ascoltare un'altra composizione, si intitola Prima Sonata. Perché Prima Sonata? Perché è stato il primo titolo, la prima composizione che ho dedicato a Cristo, perché da una musica entro in un'altra. Normale, non sono un classico, io vengo dalla musica rock, certo. Per cui di musica classica ne capivo poche, e non ho suonato così tanto per così, ma con l'aiuto di Cristo, perché ho chiesto proprio a Cristo, io se devo suonare per te, aiutami. Che cosa posso suonare? Questa è la prima sonata. Rocco, io voglio ringraziarti per essere stato qui con noi per questa giornata, per essere stato nostro ospite, ospite di Televive. E voglio anche ringraziare tutti voi che ci avete ascoltato e seguito fin dall'inizio di questa intervista con il nostro amico Rocco. Voglio ricordarvi l'appuntamento sempre qui su www.televive.org. Grazie ancora Rocco di essere stato con noi. Grazie dell'invito.